Allora, eccoci qui. Oggi penso che potrete sentire persino tutta la famiglia parlare del piano di sotto. La cosa molto bella è che mi siete testimoni, a parte il fatto che si sente anche il tic-tio, un tic-tio del mio orologio giallo, tondo, che è dietro di me. Vabbè, quello fa tanto alla Edgar Allan Poe e soprattutto ci ricorda che ogni istante che passa non torna più. Oddio, le ansie. No, scherzo. Santifichiamo il momento presente rendendolo unico per noi stessi, poi per gli altri, anche per l'amore, subito un attimo dopo di noi, ma prima noi. Non in maniera egocentrica, è che se non tuteliamo la radice è inutile sperare in una fioritura e poi che qualcuno venga a impollinare che... Vabbè. Parte le battute, anche direi di cominciare. La vostra Tarocchi Viaggio Alchemico, come sentite, è carica come l'orologio. E scherzo, no, in realtà stavo preparando un consulto personale, però perché mi mancano dei dati, ho scritto alla persona, ha chiesto di inviarmi nuovamente tutto, allora mi dedico un attimo al canale, più di un attimo. E ne approfitto per dirvi innanzitutto grazie. Per i like, per cliccare la campanella, per condividere i miei video, per portare amici, grazie, grazie, grazie. È online, credo, l'abbiano caricato, lo caricheranno a breve, l'oroscopo per i segni di fuoco, marzo 2021, sul canale della libreria esoterica Cavour. E, a giorni metterò anche gli altri, la collaborazione con loro anche è molto interessante, molto bella, un'ottima cosa secondo me e una bellissima opportunità per me. E chiunque voglia un consulto personale, a come potete contattare, trovate nell'info box l'email, ma tanto è molto facile, tarocchiviaggioalchemico@gmail.com. Quindi niente, vi aspetto, ci mancherebbe. Se volete, nessuno è obbligato. Detto ciò, tre varianti, la nostra Triblu al completo, oramai, vedete, cerco di fare sempre tre varianti. Ora andiamo a chiedere alle nostre carte se lui o lei, oddio, è arrabbiato con noi, ma che gli abbiamo fatto a questo, questa? È adirato, è incazzato nero, passatemi il termine, non lo so. Diciamo che non andiamo a vedere. Vediamo un po' cosa gli passa per la testa, come sta questo, questa, e poi giustamente avrete modo di prendere voi la decisione su cosa fare o non fare. Allora, iniziamo da blu, un pochino in ombra, però secondo me questo è il suo profilo migliore. Allora, vediamo un pochino cosa ci dicono le carte. Selezioniamo le nostre prime sette carte. Allora, vi posso raccontare una cosa? Vabbè, lo faccio, poi mi potete credere o non credere, perché per me è stata un'esperienza pazzesca. Qualcosa vorrà dire. Allora, premesso, io non potevo sapere assolutamente i dati che usciranno fuori da questo mio sogno, cioè non è possibile che io l'abbia sentito o rimosso, messo in un angolo della mia psiche, assolutamente no. Ho fatto un sogno molto particolare questa mattina, era dormiveglia perché sapevo di essere a letto e di dormire, quindi una sorta di astrale. Vabbè. E praticamente c'era una cagnolina che portava tre cuccioli di lupo che erano figli suoi. Già questa cosa non mi quadrava, però erano bellissimi. Non li potevo prendere tutti e tre, allora decidevo di prendere uno di questi lupi. Vabbè, uno di loro. Praticamente una femmina. Era tutta bianca e io che ho paura dei cani lupo, soprattutto dei pastori tedesco, cose così, perché da piccola, diciamo, non ho avuto un'esperienza piacevole. Ho pensato, vabbè, ma se l'adotto da piccolina, lei fa amicizia con me, comunque è un cane, un animale molto fedele, poi il lupo è anche molto intelligente, ci ho pensato, c'è una parentela col cane, comunque il lupo dovrei riuscire a farci amicizia e l'avevo portato qui in questa casa rumorosa. E il bello è che lo tenevo in braccio, mi piaceva tantissimo, si chiamava Kira, cioè il nome non gliel'ho dato io, si chiamava Kira di suo, col K, cioè proprio K Kira. E vabbè. Fatto sta che io mi ricordo solo che lanciavo la pallina da tennis e questa Kira mi riportava la pallina da tennis e da lì ho deciso, wow, che figo, voglio un lupo. Poi sono andata a lavoro e nel pomeriggio ho cercato su internet semplicemente scrivendo lupo e Kira. Ora, scrivete su Google lupo e Kira o Kira e lupo, come vi pare. E Kira è un cane lupo cecoslovacco. Oltre ad essere bellissimo, ma bellissimo, cioè Kira, oltre ad essere un nome di persona russo e anche inglese, ho scoperto, è proprio una razza di cani. Cosa pazzesca, eh? Questa casa amplifica da morire, non ci sono i fantasmi però. Vabbè, ve lo volevo raccontare, scusate se vi ho annoiato tanto. Allora, iniziamo con la prima variante. Cosa pensa
questo tipo. È arrabbiato, arrabbiata? Allora, tipo o tipa che sia, può essere un uomo o una donna, ma no, in realtà proprio in questo momento, se non lo sentite, non vi si sta filando di pezza. Ma non è che sta cercando, osservando qualcun altro, eh. No, no, è completamente centrato sulle sue cose, anzi, è in un momento di pace interiore, di tranquillità assoluta. Tutto va per il verso giusto, è praticamente in uno stato piacevolmente confusionale, tipo da se è fumato una canna. E integrato con il suo qui ed ora. O questa persona ha avuto un'esperienza esistenziale talmente profonda e forte che è cambiata e quindi non ve lo ricordavate così, oppure una persona che è molto distante da voi. Cioè, questa prima variante potrebbe essere la variante di chi sta chiedendo di qualcuno che non sente da tanto tempo, che vive molto lontano, geograficamente parlando. No, questa persona sta abbastanza bene e si sta riconciliando con i propri malesseri, i propri dubbi. Cioè, sta imparando a dialogare con essi e a farne un punto di forza, ma più che utilizzarli, ancora sta imparando a capirne le potenzialità. Quindi vi posso dire che la prima carta è piuttosto pacifica. Sì, no, ma questa persona. Cioè, mi dà tanto l'aria veramente di qualcuno con il narghilè, ma non è tanto quello, ma come se avesse chiuso totalmente con il passato, cioè capitolo chiuso, il libro è finito, una nuova storia, sono una persona completamente diversa, sto lavorando su me stesso e appena avrò finito questo mio lavoro ti invito alla mia tavola a condividere i frutti che sto producendo e che sto estrapolando dalla mia stessa persona. Quindi sinceramente chi ha scelto la prima variante sappiate che lui o si è iscritto alla comunità degli elfi, quella che sta in Toscana, fantastica, un po' stile Verdone, che mangiano piselli, fagioli, queste cose qua e vi di amore libero, oppure semplicemente sta vivendo un'esperienza sua personale interiore molto 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 intima, forte, positiva comunque, un pochino hippie, un pochino new age. Quindi se vi, diciamo, chiedete in questo momento chissà cosa fa, sinceramente si sta iniziando ad interessare anche di queste discipline. Ma personaggio simpatico, si vede, cioè, due carte, le ultime due, tutte e due in posizione del loto, e guardate l'indicazione. È vero che questa indicazione è anche un pochino goliardica, sembra quasi dire, vabbè, però in realtà va verso il plesso solare, eh? Non siate maliziosi, non vi sta indicando altro, eh? Non vi sta invitando a condividere chissà cosa. Questa è uva, eh? Non sono altri frutti, però. Comunque c'è un risveglio energetico in atto, una trasformazione, una centratura e un passaggio radicale, quindi una rinascita da una notte che non è più buia, non fa più paura, ma una notte che si colora delle sue infinite possibilità. Comunque la notte è anche fonte di ispirazione, non pensiamo sempre solo ai dubbi, al malessere, al malumore, cioè la notte è anche il rifugio degli amanti, la notte è amica degli amanti, di chi si deve nascondere, di tutte quelle cose che sono difficili da fare il giorno, da vivere il giorno. Quindi è anche una sorta di complice, ecco. Però lui sta proiettando la sua esistenza a un livello più alto e sta anche trovando un equilibrio molto più radicato. E sinceramente questa è una persona che non sta frequentando nessuno, nessuno. Quindi state tranquilli. Viene da una fase di profonda stanchezza. Poi vediamo la carta successiva, perché allora tecnicamente state vedendo queste carte. A livello temporale, diciamo, essendo stata estratta successivamente, vi vorrei dire no, questa è la fase iniziale, adesso è in una fase di profonda stanchezza, ma io penso che questa ci confermerà che questa in realtà è il ricordo, questa situazione è il ricordo di ciò che ha, diciamo, metabolizzato, che sta cercando di metabolizzare. Perché lui ha cambiato radicalmente vita, si è chiuso, si è allontanato proprio perché non ce la faceva più, ma non ce la faceva più ad essere circondato dalle solite situazioni, dalle aspettative altrui e dalle cose da dover fare solo perché si devono fare, perché le altre si aspettano che noi le si faccia. E infatti, vedete, ha ritrovato l'armonia. Quindi questa carta qui assolutamente non confuta questa base, ma è la premessa, è la causa di un cambiamento che porta alla ricerca, e riuscirà a trovarlo, lo sta trovando, di un equilibrio interiore
che una volta salito dal man mano, no, per step, per chakra, dal plesso solare al chakra del cuore, al chakra della corona, diciamo mettendo in dialogo e armonia il pensiero con i desideri profondi della propria anima, lo riavvicinerà a chi gli è simile, senza doversi sovrapporre, senza dover invadere il campo altrui, ma andando di pari passo, fedeli l'uno all'altro e fedeli innanzitutto a se stessi, verso una direzione che quantomeno è desiderata. Infatti, vedete, tutto positivo a seguire: il coraggio di riuscire a sbocciare, germinare, rinascere da un qualcosa che sembra avarido, qui non c'è più nulla, quindi un'esperienza di apparente nulla, di stress psicofisico, di proprio apatia a tutti i livelli, ha saputo generare le condizioni necessarie affinché quel fiore nascesse anche dal cemento. Ma questa è la forza della vita. Ora, per non essere proprio, cioè, strappalacrime romantici, cioè, vi ricordo la canzone di Paolo Vallesi, sì, lo so, magari non è più molto di moda, La forza della vita, però ascoltatela, perché soprattutto se state passando una fase di profondo dolore, quella canzone porta in sé una verità, che sentite vera, scusate la ripetizione, perché evidentemente quando lui l'ha scritta perché effettivamente aveva sperimentato una condizione di profonda depressione e di malessere. Quindi no, guardate, questa persona e qualsiasi sia la condizione nei vostri confronti, silenzio, apertura, chiusura, non ci state capendo niente, state tranquilli, sta solo vivendo la sua fase di trasformazione. Cioè, passato questo snodo karmico, si riaprono le comunicazioni e quantomeno si rientra in contatto. Poi come andrà non lo sappiamo, perché la puntata finisce qui, la domanda era se è arrabbiato con voi. No, in realtà non è arrabbiato con nessuno, si sta riconciliando con se stesso e col mondo. Allora ragazzi, io non ricordo se c'era prima thread di prima ruga, purtroppo mi dovete scusare, ma il cursore vi permette di andare avanti e dietro nei video. Mi è stato detto di seguire l'ordine di come li posiziono sul tavolo, l'ho dimenticato, lo ammetto. Allora mi diranno, ma tu chiacchieri troppo, può essere. Però d'altronde che noia, cioè vedere solo la stesura, almeno così creiamo un po' di famiglia virtuale. Creiamo una piccola, allegra, simpatica combriccola. Un po' di cabaret. Così io intanto, nel mio desiderio di parlare in maniera veloce, cioè non è proprio un desiderio, è un viziaccio, arrotolo su loro stesse parole. Ma forse diventerò più brava con il tempo. Allora, questo qui, no? Per cui 3D è il segno che ci rimanda a lui. 7. È arrabbiato con voi? È arrabbiato con il mondo? Cosa ci dice? Beh, qui certo, qui ce l'abbiamo un po' con tutti, eh. Questo è un brontolone, è una presa di posizione, ma io non la voglio proprio vedere la realtà. Cioè, qui vedete, gli occhi non ci sono, non ci sono. Io non ti guardo, non ti vedo, non ti considero e non considerandoti non mi apro il dialogo. Non aprendomi al dialogo non ti prendo proprio neanche sul serio. Di conseguenza qui non è questione che io ce l'abbia con te. Io ho proprio chiuso, io non ti vedo, non ti voglio vedere, ma il più grande problema è il mio, perché isolandomi da te io mi sto condannando alla solitudine. Perché in questo caso questa persona potrebbe dire: io sono un essere solitario perché lo decido, non è vero, ti allontanano tutti, perché ha questo modo di fare. Però è esito anche del suo modo di vivere, cioè come se lui non sapesse o lei non sapesse approcciare le relazioni in maniera diversa da come fa, il modo in cui approccia le amicizie, gli amori, le conoscenze, purtroppo non è di apertura. Ecco, non è sicuramente uno portato per la mediazione, è uno che, se avete un'opinione diversa dalla sua, la prende come una sfida e come proprio un attacco personale. In questo momento, vedete, questa seconda variante già dall'inizio ci dà una persona problematica che sta attraversando un profondo malessere che è lì pronta ad esplodere, e se non è esplosa è grazie a queste piccole frecciatine che può avervi lanciato, che hanno, diciamo, avuto la funzione di questi comignoli, dai quali fuoriesce il vapore che, o comunque il fumo,
Sai, quando la testa, no, con tutte queste rotelle vi fuma, come si suol dire, perché? Perché gli ingranaggi fanno calore e il calore fa fumo, no? Vi va a fuoco, vi va in fiamme la testa. Ecco, diciamo che fino adesso è riuscito un pochino a stemperare la situazione, però effettivamente è arrabbiato, ma qui è uno di quelli che digrigna i denti la notte quando dorme, è uno che non è sereno, parliamoci chiaro. Ma no, questo è incazzato nero con tutti e sempre, ripeto, innanzitutto è perché non è in pace con se stesso. Ora, il problema grande è che voi vi state scusando e non è assolutamente cosa che dovete fare, perché le scuse sono una sorta di ammissione della colpa e lui le prende come un elemento in più per avercela con voi. Qui dovreste avere il coraggio di rispondere a tono, ma con educazione chiudere. Se voi vi chiudete, gli impedite di inviarvi le frecciatine e gli tappate tutti i comignoli. Ora voi direte, ma io non lo voglio fare, l'uomo da morire, l'uomo della mia vita, sicuramente, però ragazze, qui il problema è rischiate di morire asfissiate da monossido di carbonio, cioè voi vi addormentate la sera a fianco di uno di cui vi fidate, il giorno dopo lui non è più lo stesso. E con alti e bassi diciamo che andate a un pochino logorare la vostra serenità interiore e anche fisica, perché poi tutto si somatizza alla lunga. Quindi qui sarebbe il caso di farlo incontrare con il suo problema, tu per tu, perché solo un'esplosione, metaforicamente parlando, lo può liberare. Perché a quel punto tutto si apre, tutto fuoriesce, questo vi sbotta tutta la rabbia che si porta dentro. È come quando mangiate troppo, no? E dovete per forza, ahimè, rimandare al mondo quello che dentro non riuscite a digerire. Così funziona con i pensieri, eh? Non so se leggete di Gurdjieff o Gurdjieff, come mi hanno detto in una libreria, poi non so come si pronunci, però ci siamo capiti, l'amico Giorgio. L'alimento che noi assumiamo è di triplice natura, l'aria, i pensieri e il cibo. Tre livelli che andiamo ad alimentare, che sono profondamente connessi e che creano una tipologia di energia più o meno sottile a seconda del livello e sono proprio tra di loro poi collegati. Ora, sinceramente il consiglio che vi do è fare buon viso a cattivo gioco, perché poi a questa persona la serenità nella quale voi vivete dà fastidio nella misura in cui è ambita, è auspicata per sé, non la riesce ad ottenere. Perché se questa persona la eliminate dal conflitto con un altro, gli togliete dinanzi il termine di paragone che gli dà, diciamo, certezza della propria esistenza. Lui svanisce. E infatti, se ci pensate, co che cosa abbiamo detto prima? Se voi vi chiudete, lo fate svanire perché a un certo punto esplode tutto e tutto quello che c'è dentro, non avendo più un contenitore, si espande e non ha neanche più un contenuto a un certo punto. Quindi questa persona sì, è una persona che in questo momento è molto arrabbiata, molto pesante, non vede assolutamente perché si proibisce di guardare. Proibendosi di guardare non può prendere in considerazione. Quindi di conseguenza non ha alcuna intenzione di arrivare ad un punto di incontro, sappiatelo. Quindi vi posso dire che in questo caso sarebbe il caso di isolarsi, sia che voi lo vogliate o non lo vogliate nella vostra vita, è controproducente andare incontro a questo individuo. Ora, è vero che per voi può rappresentare paura e sofferenza l'allontanarsi da una situazione che state cercando di monitorare perché avete paura che sia una chiusura definitiva, ma tanto non lo sarà. Il problema è che se voi continuate ad andare per la vostra vita così, soli e solitari, in avanti, ma volate guardando indietro, alla fine andate a sbattere contro la montagna che avete di fronte. Cioè, purtroppo è, diciamo, negativo per voi. Non potete fare nulla per lui. Ed è negativo per voi, non so se hanno urlato da sotto, ma sinceramente sti cavoli. Di conseguenza vi conviene cercare di staccarvi, allontanarvi. Allora, ci sarà modo di pacificarsi quando tutto sarà rientrato un pochino nei ranghi, quando anche questo personaggio piuttosto scontroso troverà un suo equilibrio. Non è cosa di adesso, però vi conviene prendere un atteggiamento di saggezza, questo è certo. L'unico modo è questo. Nell'attesa che questa persona trovi un equilibrio, semmai lo troverà, no, lo troverà. Quindi quello che vi posso dire è che comunque ci sarà modo di riaprire il dialogo. Non è questo il momento, in questo momento è una bomba che sta lì per esplodere, ma non è una bomba alla crema, quindi diciamo che sarebbe meglio prenderne le distanze, ma in maniera cosciente e consapevole, proprio per evitare di andare a sbattere contro quel muro. Allora, piccola pausa, nell'attesa di fare ruga. Ora voi mi dovete spiegare, amici cari, se sono normali quelli del piano di sotto. Chiedo
hanno la TV accesa tutti i giorni fino a luna di notte, volume molto alto, e ora stanno rompendo le scatole per il mio tono di voce. E che ore sono? Ma per me possono fare quello che vogliono, io devo finire di lavorare. Non so se sentite che stanno anche sbattendo. Vabbè, parlerò un po' più piano per questa variante. Che tocca fare per vivere? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bello che hanno anche un cane. Allora, per curiosità, sono le 9:30, come dico io, ma santa madonna. Ruga, che ci dici? Allora, questa persona è arrabbiata con voi? Beh, abbiamo un'altra variante con una persona che in realtà sta attraversando un momento positivo. Questa persona è egocentrata, non so che attimo di gloria stia vivendo, cosa sia successo, forse è anche una vittoria un po' immeritata, cioè questa persona ha dietro di sé, in questo caso sotto di sé, una sorta di protettore molto forte, molto potente, che lo ha o la ha condotta verso l'obiettivo. È una vittoria pubblica, cioè una visibilità reale, non nei vostri confronti ma in generale, quindi potrebbe essere anche una persona che sta attraversando magari una fase di, che, non so, di avanzamento di carriera, ecco, oppure ha avuto una vincita, oppure una qualsiasi altra cosa, che può essere tipo: oddio, mi sto sposando con la donna più ricca del mondo, lo devo far vedere a tutti, oddio, ho cominciato a frequentare quest'uomo meraviglioso, e ve lo fa per i picca. Fatto sta che la strategia che questa persona ha nella vita in questo momento è di ottenere tutto ciò che vuole, tutto ciò che desidera. Sì. Avete sentito quello di sotto? Ma comunque, di avere tutto ciò che desidera. Nei vostri confronti c'è una totale chiusura e sta osservando quello che state facendo. Ah, vi posso dire una cosa, questa persona potrebbe utilizzare i social, la sua stessa diciamo vita, e quindi fingere, vivendola veramente, quindi coinvolgendo anche le persone che è intorno, potrebbe utilizzare tutto questo per creare una sorta di narrazione condivisa, fatta di foto, video, post, per ingannarvi e vedere la vostra reazione. Quindi sicuramente quello che voi vedete è che lui, lei stanno vivendo un momento molto molto positivo, però questa seconda carta ci fa vedere che è più un'apparenza che la sostanza. Ha un alleato, comunque qualcuno che lo sta aiutando in questo. In realtà molte cose sono andate in frantumi, lui aspetta che siate voi a fare la prossima mossa e sta lì a guardare, si sta godendo lo spettacolo, quindi ve lo sta facendo un pochino in maniera mirata. Ora, questo individuo qui in qualche modo vuole vedere se voi avrete il coraggio di esporvi. Non so perché, che cosa possiate aver combinato. In realtà potrebbe essere una di quelle storie in cui il narcisista è stato per una volta scartato dalla preda, diciamo. Come se voi aveste compiuto un atto di coraggio, di forza, e vi siete liberate nel passato o anche da poco tempo da tutti i condizionamenti di questo affabulatore e avete recuperato la vostra indipendenza e avete chiuso totalmente i contatti a livello pratico. Poi a livello mentale magari no, lui lo sa perché vi percepisce e quindi in realtà sa anche che voi guardate ciò che lui pubblica e ciò che condivide, o quantomeno ciò che lui spera, e per questo sta mettendo su una sorta di teatrino mediatico per quelle che sono le sue possibilità per farvi giungere notizie di lui. E ripeto, c'è qualcuno o qualcuna che lo aiuta nel fare questo, quindi magari un finto fidanzato, una finta fidanzata. Ora, scusatemi, ho dovuto un attimo interrompere perché qui sotto si urla troppo e queste persone mi distraggono. Stavo dicendo, questa persona forte della convinzione che questo specchietto per le allodole
vi stia attirando con il suo luccichio e vi stia incuriosendo, è convinto e desidera che voi rinunciate al vostro esservi nascosti in una sorta di eremo, perché vi vede così. Lui sa che vi siete nascosti, sa che vi siete chiusi, sa che non lo state contattando, ma state facendo, diciamo, violenza su voi stessi. È un sacrificio che lui teme riuscirete a portare avanti ancora per molto tempo. Lui vuole che voi torniate da lui, ma soprattutto che lo preghiate di riprendervi in considerazione. Allora, sinceramente, se vi posso dare un consiglio, in questo caso la libertà che avete guadagnato non ha assolutamente prezzo, sarà sicuramente la premessa per dei cambiamenti positivi, vediamo cosa ci dicono le altre due carte. Qui abbiamo un narcisista, questo narcisista ha bisogno del suo approvvigionamento, ha bisogno della vostra energia, il vostro esservi chiusi per quanto possa comportare per voi un profondo sacrificio perché vi condanna a una vera e propria solitudine e anche il principio di una rinascita. Questo bastone, il bastone è associato spesso anche alla colonna vertebrale, tutti i chakra, vedete, qui ci sono delle foglioline, sembra un bastone morto. Cioè, semplicemente un oggetto, invece ha dei germogli. Ora, questa fioritura vi restituisce tutta l'energia che invece prima disperdevate ricaricando lui. Avete fatto un atto, di volontà, avete compiuto un atto di volontà che vi ha restituito la vostra regalità, il vostro potere, e ve ne siete andati alla faccia sua a restituire il fuoco agli uomini, cioè. Come Promerio, in realtà siete ora anche di esempio perché probabilmente state anche aiutando o vi state informando o state utilizzando anche voi social per informare le altre persone che sono capitate in situazioni del genere. Siete dei pionieri e sinceramente, se me lo permettete, conservate e proteggete questa vostra conquista. Vedete, vi vorrebbe trattenere, vi vorrebbe richiamare, vi vorrebbe indietro, ma la vita vi sta trascinando da un'altra parte, vi sta prendendo proprio per i piedi. Il tuo cammino, la tua strada è da un'altra parte. Lasciati andare, perché è vero che il narcisista rende dipendenti, ma il codipendente è l'altra faccia della stessa medaglia. Vuol dire io ti trattengo, ma tu mi tendi le mani, lasciami. Perché il grande potere di chi è preda di un narcisista è di lasciarlo. È la cosa più difficile, eh? Questo è certo, non è facile, non voglio dire questo, però avete un potere che lui non ha. Ora, il bello di tutta questa situazione è che paradossalmente, nonostante tutta questa sofferenza, noi, voi non riuscite ad avercela con lui, continuate comunque a proiettare amore verso di lui, però una cosa va detta, lui non cambierà, non diventerà più flessibile, non diventerà un'altra persona. Voi potrete continuare effettivamente a mandare energia solo quando sarete in grado di dosarla. Perché una persona che sa usare le sue potenzialità può anche fare elemosina energeticamente parlando, come una persona ricca sa che un po' può donare agli altri. Ma prima di poter donare a un narcisista bisogna essere in grado di mettere dei paletti, cioè saper dare quel tanto che si può. Quello che voi state sperimentando nella difficoltà del quotidiano è un lavoro interiore che vi porterà a diventare molto più, come dire, padroni di voi stessi e di voi stesse. Solo quando avrete raggiunto questo ulteriore traguardo, potrete ricollegarvi mentalmente a lui. Per ora vi consiglio il no contact, non solo fisico, ma mentale. Fatemi sapere e scusate le interruzioni dovute a questa gentaglia. Un bacio.